Niente, questo si fa distruggere. No, sono già andati i tuoi scudi, sai? Esplodi tra un attimo, sai? Mi sembra voluto lui, eh. Siete stati promossi nei confronti dei teladi? Come siamo messi con i teladi? Ma si è messi bene con i teladi? Abbiamo già anche la licenza con i teladi, sì. Cosa sono questi? Rider e... Mi sa che possiamo anche... provare a lanciarci all'inseguimento. L'altro è qua. È morto, ma che urlo straziante. Allora, ehi la ciurma, questo è un nuovo episodio finalmente di X3. Vogliamo continuare la missione principale, quindi mi sono avviato in direzione asteroidi del sole. Ho incontrato per caso per strada due pirati e ho detto perché non fargliela pagare, ecco, con la mia nuova astronave, eh? Eccoci giunti infine a parlare della prossima missione. Allora, sono pronto per la mia missione. Quelli del Commonwealth non ci possono soffrire nei loro territori. Questo però non ci fermerà nel condurre ricerche approfondite, con o senza il loro consenso. Questa è un'operazione congiunta ATF e USC. E da un po' ne fai parte. Stai per andare nel Commonwealth dei pianeti, da un settore chiamato Cimitero degli Eretici. Lì troverai il comandante ATF Mark Jackson, che ti fornirà i dettagli della tua prossima missione. Buona fortuna. Ok, quindi dobbiamo andare in Cimitero degli Eretici. Che è appena al di là. Tra l'altro nel frattempo ho comprato delle licenze, quelle per il salvataggio, così se dovessimo salvare nel mezzo del nulla possiamo farlo. Ne ho 10, quindi ne abbiamo una discreta scorta per poter salvare in caso di necessità, magari appena prima di attaccare dei pirati o che per non dover ricaricare sempre. Tanto costano 3.000 l'uno, che all'inizio è tanto, ma adesso non sono poi così tanti 3.000 l'uno. Ok, andiamo ad attraccare. Mannaggia, l'ha mancato di un filo proprio. Spero che in X4 le manovre siano un po' più furbe che non in passato. Cioè abbiamo dei computer molto più potenti, quindi mi auguro che il funzionamento sia un pelino migliore. Cosa posso fare per te, comandante? Benvenuto in Purgatorio, pilota. È come chiamiamo questo posto schifoso dietro al portale. Loro lo chiamano Commonwealth. Com'era il viaggio? Da questa parte dello spazio prendi ordini da me, anche se l'emblema ATF è sulla manica. Mi sono perso.
Va bene, i terraformer, chiamati anche Xenon qui nel Commonwealth, sono in fermente attività di questi tempi. Assaltano convogli e stazioni per accaparrarsi materiale e risorse, ma non sappiamo perché. Per non parlare del... Sembra un po' estremo, ma abbiamo motivo di credere che siano stati incitati, costretti, convinti o in qualche modo manipolati dai nostri cosiddetti amici Argon. Comunque, l'attuale ondata di attacchi Xenon... Vogliamo che tu scovi uno di questi attacchi, ma invece di farne parte, cerca di pedinare la nave non Xenon fino alla sua base operativa. Questo è un importantissimo lavoro di intelligence che dobbiamo portare a termine. Tutto chiaro? Ok, puoi partire anche subito. Coraggio, pilota. Ma adesso si parla veloce. No, sono i sottotitoli che vanno veloce. Lui ha finito mezz'ora dopo. Ok, abbiamo appena salvato qua, quindi ci può stare che andiamo. Ah, dove dobbiamo andare però? Magari non a schiantarci. Quindi sembra che gli attacchi Argon si... Allora, lui ci ha detto che gli attacchi Xenon sembra che siano pilotati dagli Argon, ma... Ok. Ma tra l'altro, tutto questo dimenticando il fatto che io sia Argon. Cioè... Mi stanno trattando come se fossi uno di loro, ma in realtà sono nato Argon. Vediamo. Ok, andiamo a vedere che cosa ci aspetta dall'altra parte del portale. Mi ci aspetta la chiamata di Jackson, aspettiamo. Ok, eccoli. Niente, stavo per attaccare là, ma sono arrivati. Allora... Ok, quello che ci interessa. Cosa succede? E lo sto già seguendo. Ok, hanno preso questo gate qua. Questo è quello che vediamo nella sua mappa. Una base pirata. Sta entrando nella base pirata. Ah, ok. Dovevo entrare a 10 km dalla nave. Fai la scansione della base pirata. Ma io non ho uno scanner. Ok, però... Ah, io c'ho un sacco di gente. Come la scansiono, scusate? Cioè... Poi ci sono delle opzioni così. Despite the pirates calling their base a space station. Come la scansiona la base pirata? Mi sa che devo usare lo scanner. Quello per scannerizzare le navi anche. Incoming message. Dovremmo tornare un'altra volta. Dovremmo tornare un'altra volta, mi sa. Ce ne andiamo via. A meno che... no... Scanner da carico ce l'hanno qua. Ma non abbiamo già lo scanner da carico.
Beh, mi sa che mi informerò e ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, scrivete se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata.